casa ed sono da Milano, mi sono trasferito ad Avellino. Sono qui proprio con la diretta perché dobbiamo raccontare questa storia, una storia che ci riporta purtroppo ad un argomento di attualità. Sport Italia spesso ha sentito il parere in generale degli ultras dell'Atalanta, del Milan, dell'Inter, della Juventus. Ricorderete quando ci sono state le occasioni, abbiamo spesso ospitato Franco Caravita, capo ultras dell'Inter, il barone Capelli del Milan. C'è un altro però fatto che abbiamo spesso affrontato, ovvero che ormai la nuova generazione, le tifoserie, per fortuna non si scontrano più tra tifoserie, ma succede qualcosa di diverso, di ancora più pericoloso, ovvero ci sono gli scontri tra le tifoserie e la polizia. Noi oggi siamo in diretta con uno dei due punti di riferimento dei tifosi dell'Avellino, dove è successo e vogliamo raccontare qualcosa nello specifico, perché l'Avellino è stato impegnato domenica scorsa nella trasferta di Catania. I tifosi dell'Avellino sono entrati praticamente a fine primo tempo, ma ci sono stati dei disordini tra i tifosi dell'Avellino e paradossalmente non la tifoseria catanese. Le due tifoserie non si amano da diversi anni, ci sono anche precedenti storici importanti e negativi tra le due tifoserie. Non è successo nulla tra avellinesi ed etnei, è successo soprattutto tra avellinesi e forze dell'ordine. Io vado a salutare in uno dei covi dei tifosi dell'Avellino, uno dei tifosi storici del club biancoverde, Franco Iannuzzi, e vado a salutare anche l'avvocato Lello Pezza. Siamo ad Avellino in diretta. Buonasera Franco, buonasera avvocato, ben ritrovati. Ciao, ciao a tutti ovviamente, non solo a loro Buonasera, due. buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, ciao Buonasera Franco, Michele. ciao, ciao, ciao Franco, ciao anche all'avvocato, ci diamo del tu, tanto siamo abbastanza giovani, Buonasera. però Sì, ci allora, conosco. ovviamente non tutta Sì. l'Italia sa quello che è successo. Noi abbiamo un servizio firmato dal nostro Marco Russo, leggeremo anche la lettera della Curva Sud dell'Avellino, perché è arrivata una lettera importante con diversi spunti da affrontare, un comunicato ufficiale, così facciamo chiarezza e poi torniamo proprio in diretta con Avellino. Focus firmato da Marco Russo. Vediamo. Una storica rivalità e la paura di scontri all'atere di una partita di calcio, e chi mastica gli ambienti ultra sa bene che quando si trovano di fronte Catania e Avellino non si può trattare di una gara qualunque, una di quelle graduate di rosso nelle sei di valori delle forze dell'ordine. Eppure, domenica scorsa tutto è andato liscio fra i tifosi, reciproca correttezza, atteggiamento di sano sfotto calcistico. Insomma, per una volta tutto pareva conformarsi agli scenari ideali, ma nulla è andato per il verso giusto, almeno secondo e per gli ultras irpini. Queste le immagini diffuse dai tifosi dell'Avellino. Tensione alta con le forze dell'ordine. Misure di prevenzione serrate per gli oltre 400 tifosi biancoverdi. Per loro un viaggio in pullman iniziato alle 3 di notte fra sabato e domenica e finito 24 ore dopo. Tutto questo per vedere un solo tempo però della partita Catania-Avellino, visto che l'ingresso al Massimino è stato posticipato dopo i primi 45 di gioco. Dalla Campania alla Sicilia, una vera e propria odissea anche per le circa 20 ultradonne che hanno preso parte alla trasferta. Igienici proibiti, panini e bevande sequestrate. Trasferta da due arresti per altrettanti ultra dell'Avellino che avevano di fatto preso possesso di un tornello dell'impianto di Catania. La curva avellinese adesso si difende e parla di abuso di potere da parte delle forze dell'ordine. Senza azioni nitide, negli ultimi mesi si abbassa il numero di scontri fra gruppi ultra e si alza la tensione con le forze di polizia. E questo il sentore da parte degli stessi tifosi. Una domenica comunque che in terra irpina in 400 difficilmente dimenticheranno, da archiviare e riporre nel cassetto dei cattivi ricordi. Eccolo il servizio firmato da Marco Russo. Ritorniamo con le immagini proprio in diretta con Avellino. Prima di sentire uno degli esponenti, un tifoso in questo caso coinvolto in maniera diretta, tra poco vi spiegheremo il perché, Franco Iannuzzi, l'avvocato Pizza, leggiamo il comunicato. L'abbiamo riassunto, tra virgolette, riassunto perché è davvero abbastanza lungo, però per spiegare davvero quello che è lo stato d'animo della tifoseria, il comunicato stampa proprio della Curva Sud Avellino, che dice: trasferta a Catania, siamo pronti, si parte, siamo consapevoli che alla cima Massimino, in terra etnea, ci aspetta come in passato un clima surriscaldato. Ci aspettiamo qualche agguato lungo il cammino, ci aspettiamo il solito lancio di pietre. Ed invece, clamoroso al Cibali, l'accoglienza, definiamola hot, non la fanno gli ultras rossoazzurri, bensì i poliziotti tifosi in divisa. Ma andiamo con ordine: il buongiorno si vede dal mattino, arriviamo a Reggio Calabria e prima dell'imbarco per la Sicilia restiamo a terra per le oltre 2 ore senza motivazioni valide. Poi finalmente ci fanno imbarcare e arriviamo a Messina, da lì ripartiamo per Catania. Dopo un viaggio ad andatura lenta, ovviamente per volere della questura, arriviamo nei pressi della città.
qui avviene l'assurdo, ci fanno scendere dal pullman, dalle macchine e dai furgoni e ci sequestrano cibo ed acqua, lasciandoci così per 5-6 ore, negandoci qualsiasi possibilità di ristoro. Ci vietano finanche la possibilità di usufruire dei servizi igienici. I maschi si arrangiano come possono, per le donne che si lamentano la risposta della polizia è: se dovete spletare c'è tanto spazio per farlo. Mentre siamo a terra, i cani antidroga e antiesplosivo rovistano nelle nostre borse, salgono sui sedili dei pullman e ripartiamo per lo stadio quando ormai la gara è cominciata, 15:36 minuti. I tornelli sono chiusi, qualcuno dall'interno blocca gli ingressi in maniera scientifica. Finalmente alcuni di noi varcano i tornelli, ma molti sono ancora fuori accalcati, rischiando di soffocare o restare soffocati. Per questo motivo decidiamo di dare una mano agli steward e gli ultimi di noi entrano quando il primo tempo è già finito. A 2 ore dal fischio finale la questura ci fa uscire e ci fanno proseguire a Messina ancora senza cibo e senza acqua. La mattina seguente ad Avellino scatta da parte della polizia catanese una vera e propria caccia all'ultra avellinese. Arrestano due ragazzi e inviano video, foto ed interviste a tutte le testate giornalistiche senza coprire i volti né nascondere le generalità. Il giorno seguente in tribunale il PM, vista la scarsa rilevanza dei presunti atti testimoniati nel video, decide per l'immediata scarcerazione dei ragazzi, 2 arrestati e 4 DASPO, dopo aver subito tutto questo. Abbiamo assistito ad abusi di potere e prevaricazioni vili e ignobili, mai vissuta una giornata simile. In ultimo, il comunicato della Curva Sud di Avellino si rivolge al presidente della Lega di Serie B, Andrea Abodi. Alla fine la firma è Ultras Liberi Curva Sud Avellino. Andrea Bodi, che tra l'altro è sempre stato sponsorizzato dal presidente dell'Avellino Taccone, però gli Ultras non sono sulla stessa lunghezza d'onda del proprio presidente Taccone, perché sono completamente contro il presidente della Lega di Serie B Abodi. La Lega di Serie B si riempie la bocca con lo slogan rispetto, che manda a ripetizione sulle pay TV e nelle serate di gala. Anche stavolta Abodi dichiara che chiederà spiegazioni a chi di dovere. Ieri Abodi era tra l'altro al Partenio. Non abbiamo capito che ruolo abbia questo signore, cosa rappresenti e quanto conti. A chiacchiere dice di voler difendere i club e i tifosi, nei fatti è semplicemente uno dei tanti esponenti di un calcio malato ed in chiara decadenza, con stadi sempre più vuoti, società in fallimento e scandali ormai all'ordine del giorno, ma nonostante tutto sta ancora lì a raccontarci dell'isola che non c'è. In diretta ad Avellino, Franco Iannuzzi. Buonasera Franco, di nuovo, ecco a te. Com'è andata realmente? Buonasera Michele, buonasera. Tu hai descritto perfettamente come è andata, ma io vorrei far capire un pochettino chi è questo personaggio Cardona che ha umiliato i tifosi dell'Avellino, perché è vero, è tutto vero quello che hai detto. Lui precedentemente ha fatto 93 daspi ai tifosi della Sampdoria e poi diciamo il Consiglio di Stato subito l'ha cancellato. Poi ad Ascoli, Arezzo, un tifoso dell'Ascoli gli diede un pugno e devo dire la verità, anche qui diciamo che è stato questo tifoso dell'Ascoli è stato assolto per l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Quindi questo personaggio ha umiliato enormemente i tifosi dell'Avellino. Quindi quello che hai detto tu poc'anzi è la santa verità, perché ripeto, noi non è che qua stiamo per piangerci addosso, anzi siamo pronti anche il prossimo anno a scendere quasi 1000 a Catania per dimostrare il nostro dissenso verso questa persona, perché veramente ha umiliato dei ragazzi, li ha fatti arrestare ragazzi di 22-23 anni senza precedenti, che in questo momento stanno con i propri familiari a soffrire. Questo è il personaggio Cardone, un personaggio veramente squallido. Vabbè, Franco, ovviamente teniamo il tutto nei limiti, anche perché non c'è una controparte in questo momento. Noi ricordiamo che diamo voce agli Ultras come la diamo alla questura, alla polizia, quindi qualora volesse qualcuno intervenire per dichiarare, per dire come stanno realmente i fatti, noi in questo momento non eravamo a Catania, quindi non possiamo confermare, stiamo dando voce ad una parte. Ma Michele, arrivo, noi eravamo, Franco, quindi siamo testimoni di quello che è successo. Sì, però ovviamente dobbiamo sempre tenere un attimo un certo self-control ed essere
essere comunque consapevole, stiamo parlando delle istituzioni. Detto questo, la voce la diamo sia sì, ai tifosi Michele, permetti, certo, però far arrestare dei ragazzi che hanno mosso, cioè che hanno aperto i tornelli per liberare altre persone, non mi sembra giusto. Quindi noi anche, cioè, anche lui si deve passare un pochettino la mano per la coscienza, perché veramente ha commesso qualcosa di grosso. Perché ripeto, i tifosi dell'Avellino, tu sai, si sono sempre distinti in campo nazionale, però anche a Catania hanno dimostrato civiltà, hanno dimostrato sportività. Però ripeto, comportarsi in questa maniera con i tifosi dell'Avellino mi sembra esagerato. Farli arrestare perché hanno aperto i tornelli, perché altri amici stavano soffocando, questo non mi sembra giusto. E questo io lo voglio far presente a tutta l'Italia, di che personaggio stiamo parlando. Sì, di però, Franco, un attimo, ferma. Allora, più che entrare nel dettaglio di parlare delle persone, andiamo un po' un attimo oltre, e vorrei affrontare un argomento, perché d'accordo, ovviamente partiamo da Catania Avellino, però l'argomento agli italiani interessa anche un po' più ampio. Qual è il problema? Che sempre più spesso cosa succede? Che i tifosi non si scontrano più con i tifosi, ma il problema sta diventando, che sia l'Avellino, che sia il Catania, che sia il Bari, poi ovviamente anche voi in passato avrete sbagliato qualche volta, e credo che comunque sbagliare è umano, quindi sì, ovvio che qualche Michele, volta c'è noi stato. Michele, noi quando abbiamo sbagliato a Bari ci siamo presi le nostre responsabilità, però in questo momento non mi sento di dire che a Catania o altre che abbiamo sbagliato, perché noi a Catania ci siamo comportati egregiamente, abbiamo dimostrato per l'ennesima volta di che pasta è fatta la tifoseria bianco-verde, e quindi noi chiediamo giustizia. Non ci piangiamo addosso, perché noi siamo duri, siamo consapevoli di quello che possiamo andare incontro, però siamo una tifoseria che vogliamo rispettare, essere rispettati, come diceva il presidente della Lega, vuole rispetto, però per prendersi rispetto deve anche rispettare noi tifosi, perché ripeto, qua si fanno grossi sacrifici per seguire le proprie squadre, in questo momento particolare si sta sempre vicino, e quindi quando andiamo fuori casa vogliamo essere rispettati. Se noi sbagliamo siamo i primi a prenderci le nostre responsabilità e a pagare, però quando ci abbiamo ragione dobbiamo farci valere. Allora, andiamo anche dall'avvocato Pizza, però prima vuole intervenire Fabrizio Biasin, perché il tema è delicato, ripeto, ripartiamo da Avellino Catania, Catania Avellino. Il problema principale prima di questa partita era: succederà qualcosa, perché Avellino e Catania non si incontrano da anni, un po' per le disgrazie calcistiche passate dell'Avellino, un po' per le fortune del Catania, però in passato, all'epoca di Aldo Ammazzalorso, stiamo parlando della stagione 2000-2001, ci furono incidenti importanti, prima ad Avellino, poi a Catania. Il rischio era, attenzione, gara ad alto rischio per l'ordine pubblico, Catania-Avellino. Alla fine è paradossale, Fabrizio Biasin, che i problemi non ci siano stati tra le due tifoserie, ma tra la tifoseria ospite e le forze dell'ordine. Qualcuno dice, le forze dell'ordine, ovviamente, da una parte è giusto che si facciano rispettare, dall'altra però non devono creare dei disordini, se no è paradossale. Guarda, è chiaro che la faccenda è questa. Il problema è attuale, attualissimo, non solo per quello che è successo a Catania. Ricordiamoci che domani c'è una partita molto importante a Roma. Roma-Napoli alle 12:30. Con 1000 agenti schierati. Tutti quanti ci auguriamo che non accada niente. Hanno deciso di aprire la curva agli ospiti, e domani è una giornata importante. Arriva dopo questo fatto che personalmente non conoscevo. È chiaro che bisogna capire dove sta la verità, e questo è difficile da comprendere, perché da una parte ci sono le forze dell'ordine che provano a fare il loro lavoro, dall'altra c'è il diritto dei tifosi di seguire la loro squadra e tifare. Sì, ma dopo il paradosso, vedete lì c'è lo spicchio dei tifosi dell'Avellino, è vuoto, per tutto il primo tempo è vuoto, se io parto alle 3 del mattino almeno la partita voglio vederla. Ma capisci che c'è un dato di fatto, il dato di fatto è quello che più passano gli anni, più in Italia gli stadi si svuotano. Ma uno dei motivi, perché infatti i tifosi, che in questo caso sono quelli dell'Avellino, che hanno attaccato duramente il presidente della Lega di Serie B, Andrea Bodi, che spesso e volentieri si pone un obiettivo, però raggiunge tutt'altro obiettivo. Vorrei andare di nuovo ad Avellino in diretta con l'avvocato Lello Pezza, che insieme ai tifosi biancoverdi, per capire, 4 sì. DASPO, 2 arresti, è stata una mano troppo pesante, eccessiva, secondo te, avvocato?
Secondo me sì, sicuramente è una mano troppo pesante, anche perché lo stesso pubblico ministero della Procura di Avellino poi non ha ritenuto di mantenere la misura cautelare che era stata chiesta, l'ha immediatamente revocata con un decreto motivato e ha rimesso immediatamente in libertà i due ragazzi che erano stati arrestati. Segno evidente che già noi abbiamo visto più volte i video incriminati, diciamo così, e sinceramente non c'è nessun episodio né di violenza né tantomeno di minaccia, c'è solo l'intervento di questi due ragazzi e di altri ragazzi, per la verità, che danno una mano agli altri tifosi che, esasperati dal fatto che da oltre 40 minuti aspettavano per entrare in campo, stranamente non venivano sbloccati i tornelli. Parliamo di tifosi tutti muniti di biglietto, tutti identificati, tutti perfettamente conosciuti alle forze dell'ordine, che due ore prima avevano proceduto all'identificazione di ogni tifoso, e quindi questa esasperazione, questa attesa lunga che aveva creato e aveva sicuramente esagitato ancora di più i tifosi, era assolutamente giustificata. E questi tifosi sono preoccupati semplicemente di far entrare più rapidamente possibile i tifosi che iniziavano ad essere pressati su questi tornelli in una situazione veramente difficile. Anche lo stesso pubblico ministero, nel decreto motivato, quando ha scarcerato i due ragazzi, ha scritto che sicuramente fra le anomalie c'era questa attesa lunga e ingiustificata dei tifosi, oltre 40 minuti fuori allo stadio quando la partita era già cominciata, cioè praticamente hanno fatto entrare i tifosi a partita quasi finita, a metà, alla fine del primo tempo praticamente. Effettivamente un comportamento che ha contribuito ad esasperare gli animi, che a detta stessa delle forze dell'ordine erano già esasperati, ma credo che alla fine in realtà i tifosi sono comportati molto bene. C'è stata forse troppa tensione da parte di chi doveva invece smorzare questa tensione, e ha creato una situazione, sì, che forse si poteva evitare con un po' più di attenzione. Grazie. Tutto avvocato qua. Franco Iannuzzi, ti volevo fare una domanda prima di chiudere il collegamento con Avellino e di salutarvi. Volevo farti due domande. La prima, il rapporto con i tifosi del Catania ovviamente resta delicato, perché i rapporti tra le due tifoserie non sono assolutamente buoni, però domenica scorsa con i tifosi del Catania non è successo nulla, non c'è stato alcun tipo di contatto, giusto? Me lo confermi? E secondo, ti volevo chiedere ma se noi, continuerete Michele, ad andare i tifosi... Sì. Ma noi Michele i tifosi del Catania li abbiamo visti proprio. Cioè le strade erano vuote e poi anche lo stadio, non è che noi il problema l'abbiamo avuto con le forze dell'ordine, ma io non so, questo accanimento contro di noi non lo riesco ancora a capire. Vengono ad Avellino a vedere come fanno il servizio d'ordine quelli di Avellino, così si imparano qualcosa, perché veramente siamo stati minacciati continuamente e questo non è giusto. Ripeto, come ti ho detto prima, tu sai che noi ci siamo sempre distinti, dubbiamente ci facciamo passare la mosca per sotto il naso, siamo noi anche dei tipi particolari, però vogliamo essere rispettati, noi rispettiamo tutti ma vogliamo essere rispettati. Per quanto riguarda le prossime trasferte, noi seguiremo sempre la squadra, noi indubbiamente non ci tireremo indietro, anzi come ti ho detto prima, noi se malaguratamente resteremo in serie B, noi siamo pronti anche il prossimo anno a scendere a Catania e a dimostrare il nostro senso di civiltà e di sportività, perché ripeto, questo è un pubblico per bene, un pubblico sportivo che negli anni ha dimostrato sempre il suo valore, e non penso che la questura di Catania possa infangare questo pubblico veramente grandioso, questo pubblico che ha dato tanto al calcio italiano, e penso che non sia giusto. Beh, no, sorridevo soltanto quando ha detto malauguratamente. Posso fare una domanda? Sì, arrivo Michele. Volpis, sorridevo quando ha detto malauguratamente, se dovessimo restare in Serie B una volta dicevamo magari, speriamo, preghiamo, adesso invece è diventato quasi un danno, restare in Serie B significa che comunque le cose per fortuna stanno andando calcisticamente più che bene, lo dico ovviamente da tifoso bianco-verde, da cittadino avellinese. E quindi questo mi sembra. Franco, una domanda da Volpis da Roma, colleghiamo Roma, Avellino, Milano, poi New York non abbiamo la sede, mi dispiace. No, volevo fare una domanda, buonasera, ai tifosi dell'Avellino. No, ma dico, ma sinceramente, mi sente? Buonasera. Ti sentono. Sì, ma sì, io a questa favola degli ultras in Italia, che sono sempre trattati male dai mostri della polizia, le dico la sincera verità, mi sembra la più grande cretinata che abbia mai ascoltato in 20 anni di televisione, ma non ce l'ho con lei, lo dico proprio in generale. Cioè, io pago le tasse. Ma lei doveva stare con noi a Catania. Lei deve stare con noi. Ma guardi, a me non, non è mai successo niente. E poi a me non è mai successo nulla. Mi deve spiegare perché. No, a me non è mai successo nulla. Non diciamo presente, che lei non era presente. Ecco.
Allora che non che la dire polizia, bugie, perché lei che la non era presente. Lei, per dare un giudizio deve essere presente. Io non ci credo. Lei per dare un giudizio deve essere presente. Io non mi permetto di dare un giudizio quando non sono presente. No. Una alla volta, allora, una alla volta. Già, senta, venga con me, senta, venga lei con non me era a fare il tifoso, non le succede niente, si fidi? Si fidi? No, venga con me a fa- no, venga con me lei, venga con me e conosce bene i tifosi dell'Avellino. Forse lei conosce altri tifosi, ma i tifosi dell'Avellino non li conosce bene. No, guardi che poi nelle curve italiane ci siano tutti i santarellini, anche questo è tutto da vedere, ed è tutto da capire. Perché io qualche volta, qualche giro... ci stanno i santarellini. No. Ma sì, guardi, anche questo è vero, colleghi, non siamo tutti santi. Siamo 132.000, siamo persone che educhiamo persone i tifosi, perché oggi il calcio è cambiato, non è più un calcio di una volta. Quindi lei... prima di parlare, venga con noi, gli facciamo vedere come prepariamo le trasferte. Lei si vada a vedere una partita a Londra, in un qualsiasi stadio inglese, se le dicono di mettersi al muro perché devono fare un'ispezione, glielo dico io, che lei sta zitto, glielo dico io, ci giochiamo una cena, lo sa perché? Perché in Inghilterra ci stanno, c'è la legge e questo, c'è l'ordine, e qui c'è un bordello in questo paese. In Italia, questo paese è un bordello. Generale, in questo momento, perché sono esasperati. Questo paese è un bordello. Qua c'è molta esasperazione. Non è vero, lo crea lei il bordello, che sta creando succede lei niente. Con questa... Tranquillizzatevi tutti, vi vedete la partita su Sky, non succede niente. Perché lei che crea, e crea casino. E lei, ecco, lei in questo momento che cosa sta facendo? Sta creando casino, invece lei sei una persona per bene. Che non credo alla favola sua del poliziotto mostro, non ci credo, va bene? Lei ha un'opinione e io ho la mia, e io le dico che al poliziotto mostro la prossima trasferta credo. La invito a venire con noi. Vabbè, e non le succede nulla, scommette che non le succede nulla. Ti dico, quando ti andiamo a Catania ti metto davanti al mio pullman. Senta, e ti porto girato, con me, ti faccio vedere se dico una favola o sto dicendo una favola. Ma tu devi vivere le trasferte, se non vivi le trasferte non puoi parlare, come io non posso parlare di altre cose se non le vivo. Tu le devi partecipare. È facile a stare sulla sedia a dire e a incolpare gli ultras. Venite in trasferta e vedete. E dubbiamente c'è anche la questura che si comporta bene, noi amico, rispettiamo coloro che si comportano lei. Bene, ma come siamo stati trattati a Catania, non ti permetto di dire bugie verso i tifosi dell'Avellino. Il paese tu non è nell'anarchia. E a qualcuno piace che ci sia anarchia in questo paese? Perché ci stanno le persone come te? Perché ci stanno le persone come te? Ecco perché perché ci stanno come te. Che non presenti giudicano altre persone. A me non succede niente. Time out. Tra poco ci ricollegheremo con Avellino. Franco, ferma. Franco, sono Michele. Franco, fermati. Tra poco arrivo, tra poco ritorno. Il collega arrivo. Fermati, Franco. Fermati. Poi sentiremo ancora l'avvocato, ma non solo per parlare di Avellino, di Catania, ovviamente l'argomento è di attualità. Vulpis ovviamente fa il giornalista e Iannuzzi fa il tifoso. C'è da dire, adesso io che personalmente ho fatto sia l'uno che l'altro e ho fatto anche le due cose contemporaneamente, io mi ricordo quando sono andato con i tifosi dell'Avellino in trasferta a Taranto, una famosa trasferta a Taranto, per poco non stavo arrivando con pietre in testa e soprattutto per quello che è successo. A volte la polizia, a volte, non parlo di questo caso perché non c'ero, quando c'ero a volte la polizia ha spesso esasperato gli animi qualora non ce n'era neanche bisogno. E diciamo anche che Catania è una piazza delicata. Catania, è una piazza delicata e stiamo parlando, stiamo parlando di una piazza più delicata quando parliamo di forze dell'ordine, perché Catania è reduce dalla situazione famosissima 2007, purtroppo della tragedia di Raciti, Biasin. Assolutamente sì, allora diciamo che anche da parte loro... gli ultras, i tifosi in generale li vedono con altro. Purtroppo c'è un pregresso che porta tutte le volte tifosi e forze dell'ordine a scontrarsi. Io francamente non c'ero, non prendo posizione perché non posso sapere come è andata in questo specifico caso. Però a volte siamo un po' troppo esasperati. So quello che è successo nel 2007. Nel 2007 è successa una cosa gravissima e probabilmente a Catania c'è un atteggiamento un po' più forte, io sto ipotizzando, anche per quello che è accaduto 8 anni fa. Francamente dobbiamo tenere presente che quello che è successo, perché non deve più riaccadere una cosa del genere. Ripeto, domani c'è
una partita Roma-Napoli con 1000 agenti schierati, sarebbe, in un mondo ideale non dovrebbero esserci 1000 agenti dedicati a una partita. Bravo di calcio. Fabrizio. Purtroppo accadono queste cose. Allora, ci torniamo tra poco. Qui posso abbiamo fare sempre una domanda? Sì, arriviamo De Nicolo, un secondo soltanto, perché ho per fortuna, obblighi commerciali. Meno male abbiamo un po' di pubblicità. Obblighi commerciali, bravissimo, così lì alla bar pizzeria Broadway, i tifosi dell'Avellino prendono un bel bicchiere d'acqua, Vulpis una bella camomilla, siamo tutti a posto, per adesso arriva l'angolo dedicato alle quote. Perché arriva